Corso Italia, la domenica mattina, una domenica che appare molto tranquilla. Vediamo come i genovesi aspettano questo evento, il G8. Ma io veramente me ne vado, quindi non è che Dove l'aspetto. va? Vado qui vicino, in un paesino qua intorno, qui nell'entroterra. E come mai? Proprio per questo evento? So, perché come ho i parenti qui a questo paesino, già che ci sono, vado È anch'io. preoccupato. No, non credo. Però va via. Però vado via. Questo G8, cosa succederà a Genova? Ma non succede niente, guarda, solo un allarme così generale, basta. Cosa può succedere? Lei di Genova. Io no, io sono campano, lavoro qui, però io ormai sono in pensione. Sarà qui in questi giorni. Sono qui, io assisterò, non so, a questo evento, però io penso che non ci sia niente di preoccupante, soltanto che la gente un po' anziana deve stare un po' più tranquilla. Poi scalmanate ci sono sempre. È preoccupato. Beh, un pochettino diciamo di essere, Perché? perché se ne parla troppo sui giornali, quindi anche quello che magari è tranquillo può anche agitarsi, tutto lì. E lei cosa farà in quei giorni? In quei giorni mi trovo fuori Genova, ma non perché fuggo da Genova, perché era già programmato. Si poteva evitare il fatto che si organizzasse qui, almeno in centro, potevano esserci posti più adatti. Che farete in quei giorni? Rimarrete a Genova? No, andremo fuori. Come mai a Genova in questi giorni? Per una nascita, c'è mia nipote che è nata. Bene, rimarrete qua anche nei giorni del G8? Sì. Come mai? Sempre per questo motivo. Sempre per il motivo di essere a casa di mia cognata. Non siete preoccupati? No, assolutamente. Cosa succederà secondo voi? Veniamo da Napoli, quindi già siamo stati nel G8, quindi. Lei sta aspettando questo G8? Ma me ne frega, mi son veggia. Non è preoccupata. No, ho fatto.